Ciao bambini, non mi sono dimenticato di voi, eh. Oggi volevo farvi un nuovo tutorial e guardando dai commenti che avete inviato, ho scelto due bambini che mi hanno scritto: uno se potevamo fare un tutorial su come si disegnano gli animali, che è Linda, e l'altro che è Giordano, che ha chiesto come disegnare gli elefanti. Allora adesso, siccome come avrete visto io non è che so fare molto, ho deciso di chiamare ad aiutarmi Tommaso, che è un esperto di disegno. Adesso lascio la parola a lui. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti bambini, sono Tommaso e oggi vi insegnerò a disegnare. Allora, per il nostro primo elefante partiamo dal quadrato rosso. Cominciamo facendo una linea lunga. Eccola qua. Poi giriamo, poi giù. Abbiamo finito la testa. Adesso completiamo la nostra proboscide. Facciamo l'orecchio, sempre un po' quadrato, l'occhio e iniziamo a fare il corpo. Scendiamo giù di nuovo e facciamo anche le gambe. Facciamo delle gambe corte, così il nostro elefante sembra più pesante. Indietro, facciamo le altre due gambe e ora andiamo su 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 e lo chiudiamo. Ecco qua il nostro primo elefante. Possiamo iniziare a colorare. Ecco fatto il nostro elefante rosso. Ora facciamo il nostro secondo elefante a partire dal cerchio blu. Iniziamo con una curva questa volta. Un cerchio per la testa. Lo prendiamo di nuovo giù. E finiamo la proboscide. Facciamo l'occhio. L'orecchio. Possiamo iniziare il corpo. Facciamo un bel cerchio per il corpo. Però non dimentichiamo di fermarci per fare le gambe. Ecco fatto. Ora possiamo iniziare a colorarlo. Ecco fatto, il nostro elefante blu è finito. Ora diamo un'occhiata ai nostri elefanti finiti. Ecco qui, quello rosso sembra molto grande, molto forte, ha un sacco di energia appunto proprio per questo colore, per queste forme molto spigolose. Ora guardiamo quello blu. Il nostro elefante blu invece ha un'aria molto più tenera, sembra un cucciolo e sembra anche più morbido con questi, appunto, con questo colore tranquillo e con questa figura rotonda. Adesso quindi impareremo a raccontare un po' la storia di questi elefanti utilizzando l'ambiente circostante. Per esempio, potremmo metterli dentro una foresta. Iniziamo dall'elefante rosso. Se mettessimo l'elefante rosso in una foresta, visto che l'elefante rosso è molto grande, la foresta sembrerebbe piccolissima. Iniziamo a disegnare gli alberi. Partiamo dai tronchi. Ecco qua. Fate tanti alberi quanti ne volete, non importa il numero. Ecco qua, per me questi sono abbastanza. Iniziamo a fare le foglie. Ecco qua, nostro elefante gigante in una foresta di alberi piccolissimi. Ora passiamo al nostro cucciolo di elefante azzurro. Visto che lui è molto più piccolo, la foresta sembrerà molto più grande.
Iniziamo quindi facendo dei tronchi altissimi, che non si vede la cima. Non devono essere per forza tutti dritti, possono anche essere un po' storti, tanto gli alberi delle foreste non sono mai tutti perfetti. Facciamo tutte queste linee verticali, ecco qua. Iniziamo a colorare. Anche qui potete farne quanti ne volete, ovviamente. Ecco fatto, il nostro cucciolo di elefante azzurro in mezzo a una foresta di alberi altissimi. Ora guardiamo i nostri disegni finiti. Come vedete, grazie alle forme e ai colori, siamo riusciti a fare due elefanti molto diversi, ciascuno con la sua personalità. Beh amici, per oggi abbiamo finito, ma ci rivediamo la prossima volta, quindi non dimenticatevi di scrivermi che cosa vi piacerebbe imparare e soprattutto di farmi vedere i vostri lavori. Ciao!